il benvenuto a tutti, sono la direttrice di questa biblioteca da poche settimane, per cui per me è veramente un onore essere presente all'inaugurazione di questa mostra che ha un alto livello storico e iconografico e per la quale la biblioteca ha anche ottenuto il logo ufficiale per le commemorazioni del centenario della prima guerra mondiale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questa mostra rivela ancora una volta come la vocazione di questa biblioteca non sia soltanto quella di studio e di ricerca, ma di promozione e diffusione della cultura e della conoscenza attraverso una pluralità di forme e in sempre più stretta collaborazione con le eccellenze del nostro territorio. Perché, come dice anche Lenz, un famoso bibliotecario americano, il ruolo dei bibliotecari è quello di migliorare la società facilitando la creazione di conoscenza nelle comunità di riferimento. Io ringrazio veramente l'architetta Mariana Cervoni per aver ideato e curato questa mostra che io ho visto durante la conferenza stampa ed è bellissima, veramente. E l'ammiraglio San Felice di Monteforte per l'apporto storico che ha. Io auspico veramente che questa mostra sia visitata dai giovani, perché penso che sia importante che apprendano la storia al di là dei manuali, proprio attraverso la testimonianza di figure così eclettiche e moderne come Paolo Cacciatore. Grazie, e vedo qui il prefetto di Trieste, la dottoressa Francesca Adelaide Garruffi, che saluto, e l'assessore alla cultura vorrà dire due parole, visto che questa mostra si svolge anche con il patrocinio del comune di Trieste, che ringrazio. Grazie, buonasera, io porto un corto saluto del comune dell'amministrazione di Trieste. Desidero ringraziare chi ha lavorato per questa mostra, l'architetto Cervoni, per il lavoro di raccolta sui materiali, perché alla fine questa, come si vede chiaramente dalla mostra qui, ma anche da quello che succede in città, è una mostra di ricerca, una mostra di costruzione, quindi una mostra che fa quello che effettivamente ogni mostra dovrebbe fare, cioè presentare fondere il risultato di un lavoro di ricerca. Grazie di nuovo e restituisco la parola alla curatrice. Grazie. Dunque, per questa mostra innanzitutto dobbiamo ringraziare Paolo Caccia Domignoni, quel genio poliedrico di architetto, artista, scrittore, disegnatore, illustratore eccellente e anche soldato ligio ai suoi doveri, ma mai sopra le righe, mai esaltato, che poi dopo l'8 settembre passò alla Resistenza rischiando in ugual modo la vita nella Resistenza come nel primo e nel secondo conflitto mondiale. Lui sempre in guerra, e dopo brevemente accennerò all'artista, chiedeva la prima linea, ma ripeto, sempre senza esaltazione, perché lui riteneva che quello fosse il suo dovere. E nell'atrio di questo piano avete visto che c'è una specie di fantasma, Ferrigno. Bene, quella era la divisa da lanciafiamme che lui usava, come tutti i lanciafiamme, andavano nelle trincee nemiche a bruciare i nemici. Quindi, oltre che un'impresa terribile, anche un'impresa pericolosissima. E lui, come aveva chiesto da ingegnere qual era, di entrare nel genio guastatore, quindi anche lì una situazione, azioni molto difficili, molto perigliose, perché si trattava per esempio il genio pontiere di buttare i ponti sull'isonto, far passare l'esercito sotto il fuoco nemico. Quindi dicevo, dovremo prima di tutto e anzitutto ringraziare lui per questo genio poliedrico che voi avrete modo di visitare sia in questo piano che al piano
sottostante. C'è pittura, c'è design, c'è illustrazione, tanto che Ugo Pratt, uno dei più grandi illustratori al mondo, lo ha sempre considerato e lo ha anche scritto il suo maestro. E c'è un design sapiente, equilibrato, elegante, come posso dire, sobrio, e comunque anche una pittura e uno scrivere molto moderni. Dobbiamo pensare che lui era nato nel 1896 e negli anni 20 e ancora prima disegnava e scriveva come, per esempio, io da giornalista scrivo oggi, cioè all'inglese, in maniera che i suoi libri sembrano scritti oggi. E anche il suo disegno non ha mai avuto tendenze eclettiche o liberty, epoca, periodi stilistici dai quali lui proveniva, ma assolutamente, diciamo, razionalisti ed essenziali. Ecco, Paolo Cacciadominioni, io l'ho incontrato, diciamo, quasi per caso, attraverso degli amici di famiglia. Mi sono appassionata a questa figura e anche per i valori morali che quest'uomo ha sempre avuto, cioè incurante del denaro, incurante del successo, incurante di tutto ciò, grande nobile dell'alta nobiltà italiana, della più alta nobiltà italiana. Mi raccontavano qui nella zona di Gorizia, di Capria, dove lui ha abitato per 30 anni, che lui passava con la sua macchina per tornare a casa a Capria e c'erano delle donne che portavano le fascine. Lui si fermava, le faceva accomodare, si caricava le fascine e le metteva in macchina. Per cui effettivamente la prima tappa di questa mostra è stata Gorizia, il goriziano e Udine. E devo dire che è stato un autentico successo, perché la gente si è precipitata a vedere quest'artista con amore. Cioè l'amore che lui ha seminato in vita, il rispetto che aveva anche per i militari, i suoi sottoposti, di cui si curava sempre la vita, non voleva mai, non mandava mai i soldati allo sbaraglio. Anzi, la città di Gondar, che è testimoniata in una delle bacheche della mostra, fu da lui presa durante la campagna per Italia senza assoluto spargimento di sangue, ma con in via diplomatica, perché lui conosceva, essendo figlio di un ambasciatore plenipotenziario del Regno d'Italia, le lingue e i dialetti africani, e così entrò in Gondar senza una goccia di sangue. Questo per far capire l'uomo, un uomo che è stato decorato dal Presidente della Repubblica Ciampi con la medaglia d'oro al valor civile per aver progettato ed eretto il sacrario di El Alamein. Ma non solo, perché dopo il secondo conflitto mondiale, cui aveva combattuto ad El Alamein, torna nel deserto per 14 anni col suo assistente Chiodini Cogliascari, che lo amavano perché lui li trattava come trattava se stesso, cioè spartanamente e semplicemente, e a rischio della loro vita questi recuperano le salme e le seppelliscono. Così nasce il sacrario di El Alamein, segno che quel senso di pietas che forse rende diverso l'uomo dall'animale esiste ancora. E a questo punto mi aggancio al discorso dei giovani. Un uomo così non poteva non essere portato nel cuore d'Europa a tenere alto quello che è il nome dell'Italia, perché è un uomo integro, un uomo puro, un uomo equilibrato. E allora ho pensato di portare la mostra a Bruxelles, e in novembre così accadrà, andrà all'Istituto Italiano di Cultura nella sede della regione FVG e poi in un museo belga. Ma ho voluto coinvolgere in questa operazione i giovani artisti italiani, sloveni e austriaci, e poi anche belgi, in maniera che in quel, siccome c'è stato un fronte tremendo, che è stato quello delle Fiandre e dell'Isère, che è stato 10 volte peggio del nostro, in cui questi giovani di 20 anni combattevano l'uno contro l'altro, passati 100 anni, che l'arte li unisca nel ricordo della guerra e nella speranza di un futuro migliore e di pace. Ecco, questo è il senso della mostra. Mi è piaciuta moltissimo la sua presentazione, perché credo che quando si parla di un artista a tutto tondo
non si debba mai dimenticare anche la dimensione, no, la sua biografia, quindi come in realtà ha vissuto e quindi come l'arte sia stata un modo per esprimere, no, alcuni valori che poi ha praticato in vita. E quindi credo che veramente in questo senso questa mostra possa essere ambasciatrice di un messaggio profondo, di un messaggio che non ha tempo, o meglio, non dovrebbe avere tempo, dovrebbe rimanere sulla mostra. Attendo di vedere, sono molto molto curiosa, quindi la ringrazio perché non mi ha detto niente. Grazie. Io sono onoratissimo di poter portare qui il saluto, in veste, mi permette di dire, ufficiale, nel senso che ne ho avuto delega, ecco, dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, in particolare del presidente il dottor Gianluigi Chiozza. Io sono consigliere di quella fondazione e mi ha incaricato, appunto, siccome è un ente di sostegno per questa iniziativa, come mi permetto di dire, per tutte le belle iniziative che avvengono e che concernono in una qualche misura Gorizia. Cassa Dominioni non è un goriziano verace, lo sappiamo più o meno tutti, però ha Gorizia come punto di riferimento importante, ecco che subito la fondazione coglie questa dimensione goriziana, e quindi è un piacere, dico, per noi in questo caso sostenere iniziative meritevoli come questa. Però anche mi permette, mi fa molto piacere dare il saluto del Rotary di Gorizia, che già ha sostenuto nella fase appunto goriziana l'iniziativa, perché vi voglio dire soltanto un piccolo aneddoto: queste cose, se non sei un po' addetto ai lavori, non le sai. Talmente straordinario il personaggio, che ne ha fatte veramente nel senso positivo di tutti i colori, possiamo dire, che anche il logo del Club Rotary di Gorizia, che risale dunque a 68 anni fa, anche il logo del Club Rotary di Gorizia, voi direte ma come mai, è opera di Paolo Caccia Dominioni. Perché? Perché lui, rotariano della prima ora, diciamo pure da quando finiti i brutti tempi, vero, della non democrazia, chiamiamola così, in Italia i Rotary naturalmente, cose americane era meglio lasciarle perdere, no? Lo capite con facilità. Ecco, lui rotariano del dopoguerra della prima ora, anche se afferiva in realtà a un club del Milanese, ma quando trascorse un periodo a Gorizia fu attivissimo nel club goriziano e naturalmente da artista indiscusso qual era, ecco, fece un bellissimo peraltro logo per il club che conserviamo e utilizziamo gelosamente. Quindi personaggio forte delle nostre terre, del Friuli, ma dell'Italia in generale, direi di più, che appunto, come accennavi già tu bene Marianna prima, uomo di guerra ma uomo di pace, uomo di molteplici valori. Quindi credo sinceramente, ho già parlato fin troppo, che sia un'occasione per tutti noi veramente importante di conoscerlo più da vicino, perché succede in Italia di sicuro, negli altri paesi non lo so, che straordinari personaggi talora vengano un attimino trascurati, e invece sono degli autentici fiori all'occhiello, lasciatemelo dire, del nostro retaggio culturale. Vi ringrazio per l'attenzione e ancora grazie Mariana. Informo soltanto che nel corso, la mostra si chiuderà poi alla fine di agosto, e nel corso di questo periodo avremo diversi appuntamenti importanti. Uno sarà in ricordo di Fuad Khaled Alam, carissimo amico, che era il curatore della mostra per la parte africana. E poi ci sarà il 12 un altro appuntamento molto interessante con Alessandro Gualtieri, che è uno dei più grandi esperti del fronte belga delle Fiandre, e che ci parlerà proprio del rapporto fra il nostro fronte sull'Isonzo e quello dell'Isère. E poi ci sarà appunto una conferenza su Paolo Caccia Dominioni, del curatore storico della mostra, che è l'ammiraglio Ferdinando San Felice di Monteforte, che era rappresentante dell'Italia alla NATO e all'Unione Europea e attualmente docente di strategia in varie università italiane. E infine il 24 di agosto avremo Filippo D'Averio, che ci parlerà, collocherà l'opera di Paolo Caccia Dominioni nelle coeve avanguardie artistiche.
Ancora una cosa per dire che il prossimo anno, in contrapposizione, diciamo così, per ricambiare la visita di noi europei del nord-est in Belgio, i giovani artisti belgi verranno ad esporre a Gorizia e a Trieste sul tema della guerra. E poi io sono stata proprio recentemente a Bruxelles e è nata da loro una proposta. Vedete come da cosa nasce cosa. L'8 maggio è stato il giorno della fine della guerra e della seconda guerra mondiale in Belgio. E quindi partendo proprio da questo poliedrico e molteplice personaggio, anche sotto il profilo militare e politico di Paolo Cacciadominioni, in Belgio mi hanno proposto di fare una mostra delle sue opere sul secondo conflitto mondiale agganciata a quella dei giovani italiani, austriaci e sloveni del nord-est. Io ho finito, vi ringrazio, ringrazio moltissimo il Comune di Trieste che mi ha consentito, voi sapete che un patrocinio ha anche un risvolto economico. Grazie e ci aspetta la mostra e grazie ancora.